Benvenuti, quest'oggi siamo con Alberto, un direttamente responsabile, un amico di World Music Today, direttamente responsabile di uno dei tanti eventi che tra l'altro fanno anche capo Expo, perché ricordiamo che siamo sotto Expo 2015, gli eventi sono diversi non soltanto in sede Expo, gli eventi sono anche in giro per Lombardia, ci troviamo all'Eco tra altre cose e parliamo di questo evento, ripetiamo, Nameless. Lo facciamo con Alberto e spieghiamo giusto in due parole che cos'è Nameless e da dove nasce. Nameless è un evento che nasce nel 2013, noi siamo una società che da tanti anni organizza eventi, nasce nel 2013 dalla nostra passione per i grandi festival che ci sono sempre stati in giro per il mondo ma che sono sempre mancati in Italia. Dopo un po' di viaggi all'Ultra e a vedere i più grandi eventi in giro per il mondo, appunto, abbiamo pensato proviamo a fare qualcosa di simile in Italia partendo dalla nostra esperienza nel mondo degli eventi, appunto. Quindi appunto nel 2013 abbiamo deciso di provare a fare un qualcosa di diverso da tutto il resto degli eventi che ci sono sul panorama italiano. Infatti tuttora credo Nameless è l'unico festival di musica elettronica al 100%, l'unico festival diurno e che si sviluppa su una durata di più giorni che si svolge sul territorio nazionale. Tra l'altro le difficoltà che stavi citando prima sono quelle anche di far capire in mentalità in Italia cos'è Nameless, no? Perché finché andiamo a Miami siamo tutti contenti, felici e lì c'è già un'altra abitudine mentale a questa serie di eventi. Soprattutto, infatti, il nostro primo grande problema è stato proprio quello, cioè entrare nella testa della gente. E anche lo scorso anno, seppure eravamo appunto alla seconda edizione, è stato molto molto difficile far capire alla gente il tipo di evento e il tipo di divertimento che c'è in un evento come Nameless. Non c'entra assolutamente nulla con qualsiasi evento in un palazzetto, non c'entra assolutamente nulla con qualsiasi evento club, non c'entra assolutamente nulla con qualsiasi concerto anche di DJ, quindi con un live di David Guetta, non c'entra assolutamente nulla. Un festival di musica elettronica è un'esperienza completamente diversa, che per capire che cos'è va vissuta. Infatti il trend che abbiamo a livello di presenze e richieste da parte della gente è in costante crescita, in costante aumento, perché per ora le statistiche ci dicono che chi viene una volta l'anno dopo torna e si porta con sé qualcuno. Questo appunto dovuto al fatto che il tipo di clima, l'esperienza, la sensazione di essere all'interno di una festa vera e propria, un'immensa festa, è un qualcosa che è impagabile ed è impossibile da riprodurre in altre circostanze, in altre tipologie di eventi. La mentalità che mi auguro cambi, no? Poi fondamentalmente tutti quanti ce lo diciamo, al di là di sapere, di vedere che c'è anche una pagina, non soltanto la vostra ufficiale, ma a livello di social che cresce di numero di persone, di mi piace, di like, di tutte queste situazioni che poi ogni giorno contraddistinguono quelli che sono gli ospiti, perché sono veramente tanti. Sì, quest'anno abbiamo puntato a fare una lineup molto varia, proprio perché sempre il motivo è sempre legato alla mentalità, ossia in Italia a volte è più difficile far capire quanto vale un artista, nel senso tanta gente pensa basta fare Avicii, basta fare Hardwell, basta fare Martin Garrix per fare pieno. No, in Italia non è così, perché l'italiano non è abituato a seguire una star della musica elettronica. Quindi noi abbiamo deciso di puntare sul coinvolgimento, sull'emozione e su una lineup piena che trasmetta appieno la sensazione di festival già dal pomeriggio. Infatti quest'anno appunto abbiamo cercato di diversificare un pochino i generi, rimanendo comunque nel contesto EDM, quindi nel contesto diciamo più pop della musica elettronica, ma appunto aumentando il numero degli artisti rispetto alla passata edizione, che quest'anno, infatti quest'anno ci valgono ospiti internazionali già dalle 16 per tutte e tre le giornate, cosa che appunto non avevamo nella passata edizione. Questo crediamo che sia fondamentale come step da parte nostra in particolare, perché appunto, come dicevo prima, mi è capitato spesso di sentire clienti che mi dicono ah, potresti portarci Hardwell oppure i Vystone. Va da sé che sono artisti che a livello di peso sia economico che di popolarità in giro per il mondo sono su due livelli molto diversi, ma l'italiano medio, che non è l'addetto ai lavori purtroppo, non comprende la differenza tra i due, ma si affeziona magari ad una singola canzone, e questo li porta a essere molto più legati magari ad un festival ad un concerto di un determinato artista, piuttosto che invece ad un festival con tanti artisti, e a non identificare il festival come un festival ma identificarlo come il concerto di un singolo artista. Quindi spostando l'attenzione dei clienti dall'artista al coinvolgimento emotivo, alla struttura del festival, agli effetti speciali, a tutto ciò che è vivere il festival, noi vogliamo appunto lavorare ed entrare nella testa della gente come un festival,
non come il concerto del determinato artista. La cosa importante è questa, cioè cercare di diversificare quello che può essere appunto l'evento, che in Italia guardiamo con occhi diversi, magari pensando al Vasco della situazione piuttosto che a Jovanotti, non è una cosa del genere. Quindi dimenticatevi di una cosa così. Guardare Nameless è guardare soprattutto un modo di essere festival, e guardare Nameless secondo il mio punto di vista è capire quanto all'estero siano importanti questi festival, e soprattutto si crea anche una cosa molto importante, che è aggregazione in tre giornate. E in tre giornate non è guardo il concerto due ore e poi vado a casa. No, infatti, in tre giornate è proprio come essere in un parco dei divertimenti. Tu arrivi, hai tutto ciò che può servire all'interno dell'area, avremo degli stand anche che faranno tatuaggi all'NE, piuttosto che appunto abbiamo un ristorante self-service, quest'anno cosa che non avevamo nelle passate edizioni, un tristoro bar. È proprio un'area grande in cui uno può stare e rilassarsi in un determinato punto dell'area, invece magari andarsi a divertire in uno dei nostri due stage. Quindi è proprio essere all'interno di un grande parco e di una grande festa e vivere il festival al 100%, anziché essere all'interno del prato di uno stadio a sentire il cantante di turno. Insomma, è proprio un concetto completamente diverso. C'è un'abitudine diversa anche probabilmente per spazi, no? Che a volte sì. In Italia non sono concessi, perché si guarda sempre la musica con un occhio un po' più attento e soprattutto dispettoso nei confronti di chi vuol far divertire, perché sembra che la musica distolga un po' la tranquillità. Credo che festival del genere debbano essere un po' più concepiti con un altro non occhio ma orecchio, no? Perché bisogna creare attenzione invece a quello che i giovani, soprattutto guardando all'estero e guardando il mondo delle condivisioni, oggi comunque vogliono, perché se in America, nel deserto del Nevada, riescono per una settimana a crearlo, non è detto che noi non possiamo farlo in un'area per esempio come quella di quest'anno, che è molto bella tra le altre cose. Sì, anzi, complimenti alle amministrazioni comunali di Barsi e Pasturo, che non solo patrocinano l'evento ma hanno spinto fortemente affinché Nameless si spostasse nella loro area. Complimenti, perché hanno visto quello che di buono c'è all'interno di un concerto di musica elettronica, come dicevo prima, la corrente nel nostro caso che più si avvicina al mondo pop, quindi la corrente magari anche più pulita, più ordinata, più semplice da gestire, da vivere, tant'è che il passato anno avevamo anche delle famiglie con bambini all'interno dell'area del festival, e non è, anzi mi auguro e sono sicuro che succederà anche quest'anno. Complimenti a loro, perché hanno visto un valore aggiunto importante per il loro territorio, che infatti registra belli sold out, seconde case, anche una forte presenza turistica da tutto il territorio nazionale, che loro sicuramente non vedevano da tanti anni e che in particolare non hanno mai visto nel periodo del ponte del 2 giugno, perché per loro non è stagione turistica. Quindi questo senza dubbio. Per il resto è vero, la musica elettronica in particolare in Italia è sempre stata additata, è sempre stata vista come un qualcosa di pericoloso, qualcosa da tenere ghettizzato nelle discoteche, e io penso che sia completamente sbagliato, perché la musica elettronica è una rivoluzione, come tutto ciò che innova la musica è stato una rivoluzione negli anni, come l'avvento della chitarra elettrica con la chitarra acustica. Cioè, il mondo evolve, le tecnologie evolvono, la musica evolve insieme alle tecnologie, e non mi meraviglierei se nel giro di qualche anno il 100% delle star mondiali che parlano di musica e riguardano la musica siano DJ, perché appunto questo è il naturale proseguimento di come stanno andando le cose. Oggi più che mai DJ è una pop star al 100% a tutti gli effetti, perché produce la musica che va a suonare, e quindi penso che da parte delle autorità, da parte della mentalità degli italiani si debba riuscire a comprendere che un evento con DJ, con musica elettronica, se organizzato con determinate regole e accorgimenti, è a tutti gli effetti un evento sicuro, un evento tranquillo, un evento pulito, ordinato, fatto bene, in cui ci si può andare a divertire. Come dicevo prima, noi abbiamo avuto anche famiglie presenti nei giorni scorsi e negli anni scorsi, e mi auguro che sarà così anche quest'anno, ma appunto questo è dovuto al fatto che il clima del festival è un clima pulito, divertente, colorato, diciamo, un clima festoso, non è quello che invece si può trovare magari in alcune situazioni underground, che hanno una vocazione magari anche diversa, però chiaramente hanno e comportano anche magari dei determinati rischi. Certo, noi siamo volutamente slegati da tutto quel mondo e crediamo che in Italia ci sia tanto spazio per tutti quelli che invece vogliono essere completamente slegati da quel mondo. Essere commerciali per noi non è un insulto, anzi è essere un qualcosa di grande, un qualcosa di bello, un qualcosa di divertente, aperto a tutti e nella massima sicurezza per tutti, per
i residenti del territorio in cui facciamo il festival e anche per gli avventori del festival. Quindi non facciamo confusione, non pensiamo a un rave, primo. Non c'entra. Ok, quindi cerchiamo di togliertelo già dalla testa, e anzi io direi di visualizzare innanzitutto tutte quelle che sono le varie direttive che possono essere segnalate anche dal web, la pagina stessa di Nemesis, che c'è un bel countdown che tra poco scadrà, perché è imminente ormai questo avvenimento, parliamo di tra qualche giorno, e nello stesso tempo visualizzate anche tutte quelle che sono già le caratteristiche che questo evento presenta all'interno dei vari social, con tutto l'elenco dei videogiochi che parteciperanno in questi tre giorni che parte dal 30 maggio, 31 maggio, 1 giugno, tutti e tre i giorni dalle 13 a mezzanotte, e nulla, ci vediamo lì. Noi vi aspettiamo, e chiaramente sapete che una cosa importante, quando finisce il 2 giugno i ragazzi già pensano all'avvenimento del 2016. Ma ci stiamo già pensando adesso. Ah bene, questa è già una cosa molto importante, perché loro lavorano già in maniera anticipata rispetto a tutto un avvenimento che dura quasi un anno soltanto e semplicemente per i preparativi, quindi bisogna prepararsi anche mentalmente a dire: ah, hanno fatto veramente un grande lavoro. Grazie Alberto. Grazie a voi, buona giornata.